Ciao a tutti, Homebrewers e appassionati! In questo video parleremo del processo che trasforma il mosto in birra, la fermentazione. Nei video precedenti della serie abbiamo visto tutte le tecniche per preparare il mosto, ma senza la fermentazione il mosto non diventa birra. I protagonisti di questo processo sono i lieviti. I lieviti sono dei microrganismi unicellulari che fanno parte della famiglia dei funghi. I lieviti oggi utilizzati per la birra sono principalmente due: il Saccharomyces cerevisiae, per le birre ad alta fermentazione, per la caratteristica di moltiplicarsi in superficie, dette anche ale, e che conosciamo col nome di lievito di birra, utilizzato anche per la panificazione, ed il Saccharomyces carlsbergensis per le birre a bassa fermentazione, dove in questo caso si moltiplicano nel fondo del fermentatore e sono dette anche lager per il processo di conservazione e maturazione che le contraddistingue in gran parte. Esistono poi birre fatte con altri tipi di lievito, lieviti selvaggi, batteri, ma qui sconfiniamo nel mondo dell'ambic. I lieviti svolgono la fermentazione alcolica, mangiano gli zuccheri semplici presenti nel mosto e li trasformano in alcol e CO2. A questo si aggiunge la produzione di altre sostanze aromatiche, come gli esteri, che conferiscono gli aromi definiti fruttati o speziati. La produzione degli esteri varia in base a diversi ceppi di lievito. Esistono diversi ceppi che sono stati selezionati e classificati negli anni, ognuno specifico per lo stile di birra che vogliamo realizzare. Ci sono lieviti dal carattere più neutro, che ci permettono di fare birre in cui possiamo sottolineare i profili del malto e del luppolo, e ceppi che producono molti esteri, donando sapori fruttati alle birre che possono ricordare diversi tipi di frutta e spezie, come banane, chiodi di garofano, frutta rossa, pepe. Ci sono lieviti poco attenuanti, cioè che consumano una percentuale di zuccheri del mosto, lasciandone una buona parte che rimarrà nella birra, conferendole dolcezza e corpo. E lieviti molto attenuanti, che mangiano invece quasi tutti gli zuccheri presenti, lasciando la birra più secca e scorrevole. La conoscenza e la scelta del ceppo di lievito è un passaggio chiave per realizzare qualsiasi birra. Oggi abbiamo in commercio una vasta scelta di ceppi di lieviti, molti dei quali sono utilizzati anche da famosi birrifici. I lieviti in commercio si distinguono essenzialmente in freschi, formato liquido, e secchi, in formato disidratato. I lieviti liquidi sono più freschi e delicati, vanno conservati in frigo e utilizzati nel minor tempo possibile dalla data di imbustazione. Per i comuni volumi da homebrewer necessitano di uno starter per raggiungere il corretto pitching rate, cioè la quantità di cellule necessarie a portare avanti nel miglior dei modi la fermentazione. Lo starter è un passaggio che va eseguito 36-48 ore prima che il lievito va inoculato. La scelta dei lieviti liquidi è quindi molto ampia. È più facile trovare ceppi adatti a stili di birra particolari e possiamo trovare ceppi utilizzati dai famosi birrifici. I lieviti secchi sono quelli in cui le cellule sono state disidratate in modo da mantenere la vitalità più a lungo e resistere meglio al tempo e alle escursioni termiche. Più economici e facili da reperire, non necessitano di starter perché abbiamo un buon numero di cellule con cui portare avanti la fermentazione e le cellule hanno già tutti i nutrienti immagazzinati nel loro interno. Una volta reidratate nel mosto, le cellule iniziano subito a moltiplicarsi, poiché hanno già anche le riserve di ossigeno nella loro parete cellulare e non c'è bisogno di ossigenare bene il mosto. Solitamente le bustine da 11 grammi sono sufficienti per fermentare cotte di 23 litri di birre non troppo alcoliche, quindi con un OG inferiore a 1,50. Tuttavia è consigliabile inoculare una maggior quantità di cellule per una serie di motivi. L'overpitching, infatti, è preferibile all'underpitching, cioè meglio avere più cellule che poche per portare avanti una fermentazione nel migliore dei modi. I lieviti secchi si possono reidratare prima dell'uso in un bicchiere con acqua pura, da bottiglia preferibilmente, pochi minuti prima dell'inoculo. In passato si diceva che questa reidratazione garantiva maggiore vitalità delle cellule, ma molti test oggi riportano che non ci sono differenze significative sul tasso di vitalità delle cellule reidratate prima con acqua o direttamente nel mosto. I lieviti secchi sono indubbiamente più facili da usare, non necessitano starter e sono molto più affidabili rispetto ai liquidi, è meno probabile incorrere a problemi come blocchi della fermentazione o altre problematiche. A differenza dei liquidi però esistono meno ceppi, quindi abbiamo dei lieviti più generici da adattare alla birra che vogliamo ottenere, ma non sempre risultano ottimali per certi stili particolari. Per birre in cui il lievito deve avere un carattere neutro, i lieviti secchi sono un'ottima scelta. Per birre invece dove il lievito a caratterizzare maggiormente, come una Hefeweizen, una Trappista, birre dove non esistono lieviti secchi specifici, come una Irish Stout, una Blanche, una Triple, allora la migliore scelta sono i lieviti liquidi. Un altro dato importante da conoscere è il corretto tasso di inoculo del lievito.
cioè la quantità di cellule necessarie per portare a buon fine la fermentazione di un mosto con una data densità e dato volume. Le birre con densità zuccherine maggiori necessitano ovviamente di un maggior tasso di inoculo. Lo stesso discorso vale per le basse fermentazioni, dove i lieviti lavorano più lentamente, per cui devono essere in maggior numero. Esistono diversi calcolatori di questo parametro, allego nella descrizione dei link dove potete trovare dei calcolatori per il pitching rate. Scelto il lievito e il suo tasso di inoculo, a questo punto è fondamentale conoscere i range di temperature ideali in cui inocularlo e da mantenere durante la fermentazione. Per ogni lievito viene indicato dal produttore un range piuttosto ampio di utilizzo, ad esempio per i lieviti ale tra i 18 e i 26 gradi, ma questo è solo un'indicazione di massima. In molti casi è bene partire dal range minimo di temperatura e contenere un eccessivo rialzo nella fase iniziale della fermentazione primaria, cioè la fase tumultuosa, dove il lievito si moltiplica formando una schiuma detta krausen e produce in questa fase numerosi esteri, che sono le sostanze aromatiche che possono conferire aromi e sapori fruttati, più o meno desiderabili in base allo stile, ma in genere sembra da contenere. Quindi se facciamo ad esempio una ale di stampo britannico, il fruttato deve essere molto leggero e in equilibrio con la componente maltata e luppolata. Quindi sarebbe ideale far partire il nostro lievito da un range più basso, 17-18 gradi per esempio per un S04, e contenere il rialzo in tumultuosa, poiché la moltiplicazione genera calore e il mosto può salire spontaneamente anche di 2-3 gradi. Quindi facciamo in modo che non vada oltre i 19 gradi e manteniamo questa temperatura per i primi 2-3 giorni, quando l'attività del lievito è molto evidente e il gorgogliatore lo dimostra. Se il lievito dovesse inavvertitamente alzare troppo la temperatura, è bene andarci leggeri con la nostra camera di fermentazione. Se usiamo un frigo per gestire la temperatura e vogliamo contenere il rialzo durante la tumultuosa, non dobbiamo esagerare, perché lo shock termico dato da un frigorifero troppo freddo può anche compromettere l'attività del lievito e arrestare prematuramente la fermentazione. Passati i primi 2-3 giorni invece, è bene iniziare a somministrare calore, perché quando il lievito esce dalla tumultuosa, dopo aver mangiato la gran parte degli zuccheri presenti nel mosto, tende ad addormentarsi, depositandosi sul fondo. Alzare di un grado al giorno ci permette di mantenere attivo ancora un po' e favorire una maggiore attenuazione della birra, che significa una birra più piacevole da bere e con più stabilità, poiché avrà meno zuccheri semplici che possono provocare imprevisti se vanno in bottiglia o anche infezioni se l'attenuazione finale è scarsa. In questa fase non dobbiamo più preoccuparci degli esteri, poiché sono stati già prodotti nella precedente fase, quindi possiamo alzare di un grado al giorno fino anche a spingerci in prossimità del range massimo. Vanno bene anche 23-24 gradi in questa fase. Anche se il gorgogliatore non sembra dare più segni di attività, la fermentazione continua ancora. Non bisogna aver fretta. Io solitamente faccio il primo test di densità a 8 giorni e poi lo confronto con un altro test qualche giorno dopo per capire se la fermentazione si è completata. Anche se la densità finale dovesse risultare qualche punta maggiore di quella prevista in ricetta, l'importante è che questa rimanga stabile, perché è possibile che per molti fattori il lievito abbia attenuato meno: composizione zuccherina del mosto, tasso di inoculo, presenza di nutrienti, temperature e così via. Quando siamo certi di aver completato la fermentazione, è utile fare un cold crash di qualche giorno, cioè un abbassamento della temperatura, anche brusco, che serve ad aiutare la flocculazione del lievito, cioè il suo depositarsi sul fondo per pulire la birra. Il minimo per un cold crash sono 2-3 giorni, ma per avere una buona e completa pulizia della birra ci vorrebbero un paio di settimane. La pulizia della birra a fine fermentazione dipende per lo più dalla capacità insita nel lievito di flocculare, che varia in base ai diversi ceppi. Esistono anche sostanze che favoriscono la flocculazione e vanno aggiunte 2-3 giorni prima di imbottigliare. È fondamentale in questa fase non smuovere o agitare il fermentatore. Portiamo a temperatura di fermentazione primaria per imbottigliare. Con il freddo la birra si ossida maggiormente, quindi è meglio riportarla a temperatura anche per favorire una rifermentazione in bottiglia più rapida. Durante il processo della fermentazione, il fermentatore non va mai aperto per ispezionare la birra e vedere cosa succede dentro. Facendolo facciamo entrare ossigeno e microrganismi, che in una fase delicata possono anche infettare la birra. Una volta iniziata la fermentazione, l'ossigeno che rimane sopra il mosto viene espulso e sostituito da CO2, cioè anidride carbonica. Aprendo il fermentatore, parte della CO2 fuoriesce e ci troviamo nuovamente ossigeno, che i lieviti poi non saranno più in grado di smaltire e di sostituire, se hanno già finito di lavorare. Molti homebrewers erano soliti fare più travasi intermedi durante la fermentazione per pulire la birra dai lieviti depositati sul fondo a fine fermentazione primaria.
Questa pratica, considerata ormai da molti obsoleta, è stata quasi del tutto abbandonata, poiché con ogni travaso la birra viene a contatto con molto ossigeno e si vanno a deteriorare le qualità organolettiche della birra, soprattutto in birre chiare, basse fermentazioni e luppolate, tutte birre molto sensibili all'ossidazione, mentre potremmo anche non trovare particolari difetti su altri stili. Il mio consiglio oggi è quello di non fare nessun travaso. La torta di lieviti sul fondo del fermentatore non danneggerà la nostra birra se rimane per più tempo a contatto con essa e non ci impedirà di imbottigliare una birra limpida, e vedremo come, e soprattutto non c'è nessun rischio di autolisi del lievito, anche rimanendo nel fermentatore per un mese. L'autolisi è il fenomeno in cui le cellule di lievito muoiono e liberano dalla cellula una serie di sostanze che possono conferire degli aromi indesiderabili. Nei birrifici i lieviti vengono spurgati appena hanno finito la fermentazione primaria, ma lì il rischio di autolisi è reale perché si parla di grandi volumi e di una grande pressione sul fondo del fermentatore, e le fermentazioni vengono anche spinte in tempi più stretti, tutte condizioni che non si verificano in ambito casalingo, per cui possiamo stare tranquilli. Se volete in ogni caso rimuovere i lieviti nel fondo o dovete recuperarli per usarli in un'altra cotta, allora procuratevi un fermentatore con fondo conico, con valvola o contenitore di spurgo del lievito. Anche se su questi volumi i fermentatori conici non sono particolarmente efficaci e si rischia di perdere tanti litri di birra per fare un buono spurgo. La cosa più importante per chi inizia è quello di gestire le temperature di fermentazione corrette. Per farlo bene avete bisogno di una camera di fermentazione dedicata, cioè un ambiente dove potete far salire o scendere la temperatura del fermentatore. L'ideale è un frigorifero dedicato e un termostato come questo. Mettiamo il fermentatore nel frigorifero, impostiamo la temperatura target e il frigorifero si accenderà e si spegnerà una volta raggiunta quella temperatura. Per riscaldare possiamo comprare delle piastre o delle fasce riscaldanti, o se non vogliamo che queste siano a contatto diretto con il fermentatore, creiamo un percorso con un cavo riscaldante e colleghiamo anche questo al termostato. Sia il frigo che l'elemento riscaldante non devono essere troppo intensi, poiché l'inerzia termica può portarci a sbagliare anche di tanto le temperature desiderate, perché la camera di fermentazione continua a scambiare calore anche dopo che il termostato ha staccato la corrente. Se non disponete di un frigo dedicato, potete costruire una camera di fermentazione con materiali isolanti come polistirolo e gestire il raffreddamento inserendo dentro la camera più bottiglie di acqua ghiacciata. Certamente non è la scelta più pratica, ma è meglio di nulla. Una modifica che vi consiglio di fare è quella di forare il coperchio del fermentatore e inserire un pozzetto immerso in acciaio, dove alloggiare la sonda. Il pozzetto è a fondo chiuso ovviamente, ma sarà come se la sonda e il termometro fosse immersa nella birra, quindi avremo una lettura molto affidabile. Misurando dall'esterno, contatto con la superficie del fermentatore, potremo infatti avere una lettura falsata, soprattutto in tumultuosa, dove il lievito genera molto calore in poco tempo e una misurazione all'esterno potrebbe discostarsi molto da quella reale interna. Se non potete disporre neanche di una camera di fermentazione, allora posizionate il fermentatore in una stanza a temperatura ambiente, che non sia troppo calda, che si avvicini il più possibile alla temperatura di fermentazione primaria. Dopo la tumultuosa, come abbiamo detto, il lievito non genera più calore e la birra può raffreddarsi prematuramente. In questa fase, se abbiamo il fermentatore in un ambiente freddo, è meglio coprirlo anche con delle coperte per mantenere il calore. È chiaro che senza una camera di fermentazione non possiamo gestire la fermentazione di una lager, dove il lievito deve lavorare tra i 9 e i 10 gradi per molti giorni e poi deve lagerizzare a temperature ancora più basse per altri. Senza un frigo è meglio scartare le basse fermentazioni per il momento. Per birre più alcoliche e strutturate, come il Belgian Strong, Trappist, Old Ale, Barley Wine o Imperial Stout, non bisogna aver fretta di imbottigliare. La loro fermentazione sarà più lunga e necessitano anche di un affinamento in fermentatore, che diventa in questo caso anche un vero e proprio maturatore. Queste birre con alti OG possono essere lasciate 3-4 settimane prima di essere imbottigliate e avremo solo dei vantaggi. Una birra chiara e leggera invece può essere imbottigliata anche dal 10° o 12° giorno, sempre controllando che la densità finale sia stabile da più giorni. Qualche giorno in più comunque non fa male. Non esiste una regola ben precisa. Il problema più grosso che può capitarvi in fermentazione è l'infezione, cioè la contaminazione del mosto da parte di uno o più microrganismi esterni che, moltiplicandosi prima del nostro lievito, vanno a danneggiare irrimediabilmente la birra. L'infezione si parla molto nei libri, si trovano online anche riferimenti alle tipologie di infezioni in base all'aspetto e ai sapori che genera. Con infezione non intendiamo nulla che riguarda microrganismi patogeni per l'uomo, sia chiaro. Intendiamo solo microrganismi che vanno a danneggiare la birra.
Una birra infetta non è una birra che ci può procurare malattie, ma sarà una birra certamente imbevibile. Più difficili sono invece da riconoscere le infezioni minori, dove la nostra birra fermenta apparentemente in maniera corretta e il lievito fa il suo lavoro, ma qualche altro microrganismo può proliferare e aggiungere delle note particolari. Un esempio di questo genere sono i brettanomiceti, considerati quasi come la peste in ambito birraio e vinicolo, poiché contaminano le attrezzature e sono molto difficili da eradicare. Per fortuna le infezioni maggiori sono fenomeni rari e facilmente evitabili. Nella mia esperienza, in 50 cotte non ho mai avuto un'infezione del genere che mi ha costretto a buttare tutto. Per ridurre il rischio al minimo va puntualizzata l'importanza di un'approfondita igiene e sanitizzazione di tutta l'attrezzatura che viene a contatto con il mosto appena dopo la bollitura, con particolare attenzione ai posti non facilmente ispezionabili dove possono rimanere incrostazioni, come rubinetti, tubi, superfici ruvide, fermentatori in plastica vecchi o graffiati. Della sanitizzazione parleremo nello specifico in un altro video. Con questo abbiamo concluso questo vasto capitolo sulla fermentazione. Come potete vedere, si tratta di un processo apparentemente semplice, ma che comprende diverse variabili che influiscono molto sul risultato finale della nostra birra, per cui necessita di un approfondimento progressivo. Nel prossimo video continueremo con l'imbottigliamento. Vi ringrazio per aver seguito il video fin qua, vi invito a mettere like se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video.